Allora, ho scelto 12 oggetti d'arte, tutti per una ragione o per l'altra che ritengo estremamente poetici, perché legati a una modalità per cui l'artista ha operato per disobbedire, per trovarsi uno spazio di libertà, uscendo dalle maglie e dalle reti dei sistemi convenzionali dell'arte. Sono operazioni in cui ha potuto gestire ed esercitare il capriccio della sorpresa e del regalo. Dunque, 12 oggetti d'arte che hanno qualcosa di segreto. Per il collezionista è un piacere particolare, in quanto non solo c'è la caccia e il ritrovamento di questi oggetti e il piacere del loro possesso, ma ancora di più il piacere di sapere la loro esistenza. Perché uno dei problemi nevralgici è che siamo al di fuori, abbiamo detto, dei campi convenzionali. Questi oggetti d'arte li ritroviamo nascosti, camuffati, sotto gli occhi ma invisibili, in posizioni imponderabili o imprevedibili. Altro elemento che li rende interessanti come modalità del collezionare è dato dallo scarsissimo sforzo economico che richiedono. Cioè, se il collezionista, in una sorta di viaggio infantile, disposto alla caccia, alla ricerca, alla quête di questi oggetti, quando si imbatte in essi, spesso dopo tantissimi anni, e soprattutto se ha avuto la grazia di una rivelazione della loro esistenza, li acquisisce per nulla. Sul mercato, ne segnalerò qualcuno, hanno un valore in alcuni casi alto e altissimo, ma non quando ci si è sottomessi all'umiltà del confronto con l'oggetto e con la ricerca. Ho scelto 12 oggetti, in realtà ne ho scelti 9. Perché? Perché prima della segregazione della zona rossa del Covid in cui ci troviamo in questo momento, avevo invitato per questa serata, come nello spirito di Spazio Taverna, mio fratello gemello Gianni Guerrera. Perché l'avevo invitato? Perché è un collezionista e perché lo costringevo in questa maniera a rivelarmi almeno un segreto. Abbiamo una competizione tra di noi, fatta di grande nobiltà ma di ferocia, totale, e cioè non ci sveliamo alcuni segreti. Li mostriamo come trofei, ma non più di questo. Ebbene, devo dire che pur non potendo lui venire per ovvi motivi di gestione di emergenza e trovandosi fuori Roma, è riuscito a farmi pervenire, grande gesto di nobiltà, devo ammetterlo, tre oggetti che non conoscevo e ognuno dei quali, soprattutto uno di questi, per me, esperienza di vertigine dell'oggetto d'arte e dell'esperienza dell'artista. Comincerei subito, comincerei con il primo oggetto, quello a cui sono più legato. Perché? Perché mi è costato anni di ricerca, perché è legato a un ricordo di tanti anni fa ed è una rivista. Una rivista d'arte degli anni 60, si intitolava La Biennale ed usciva per l'ente autonomo durante il periodo della Biennale di Venezia, articoli vari non solo di arte, cinema, musica, teatro. Ebbene, all'interno di questa rivista, modesta, direi anche abbastanza convenzionale, di informazione, c'è un gesto che io ammonto come collezionista perché mi fa regredire all'infanzia. C'è un regalo non annunciato né nella copertina né nelle prime pagine né nell'indice. E cioè, c'è un articolo dedicato a Bruno Munari. E Bruno Munari ha calcolato, per omaggiare e ringraziare colui che arriverà al suo articolo, se non si arriva a leggerlo l'articolo, cioè non si arriva alla seconda pagina dell'articolo, non si può scoprire che all'interno lui ha regalato una scultura pieghevole o dette scultura da viaggio. E cioè ha fatto omaggio al lettore, di una scultura pieghevole. Lo spirito è quello dell'origami, è di nascondere questo oggetto, di
miracolosamente e sorprendentemente ricompensare, secondo uno spirito fanciullesco, il lettore che è arrivato al punto di leggerlo. Tanto che questa rivista, in realtà, in moltissimi casi, contiene, se uno la trova, e la trova per nulla, una scultura pieghevole, se la trova è perché il lettore non è arrivato a quel punto a leggerla. Solo chi è arrivato a quel punto se ne è impossessato, ha avuto l'effetto del tesoro. Perché sono legato a questo oggetto? Perché questa informazione, cioè l'informazione su questa rivista, mi è venuta tanti anni fa per una storia particolare. Uno dei più grandi cacciatori, direi uno dei più grandi occhi che Roma ha avuto nell'ambito del cartaceo e dell'arte, che si esplica e si manifesta nella carta, era Missigoi, Paolo Missigoi, uno dei fondatori della Libreria Maldoror. Come si suol dire, lui non se la passava bene, non se la passava per nulla bene in quel momento, e mi aveva invitato a casa sua per vendermi delle cose come collezionista e lui come mercante, in un appartamento purtroppo con tutti i segni della deiezione, della difficoltà, vicino alla stazione Tiburtina. Se non fosse che quando entravi in questo appartamento, sui mobili, su alcune mensole, c'erano degli oggetti magnifici, come se lui ancora fosse aggrappato a questi oggetti e fossero ancora la testimonianza dello splendore della sua educazione visiva. Ebbene, immaginate che io vedo questa scultura. E appena ho visto questa scultura ho detto, la compro. E lui stranamente, magicamente mi disse una cosa: no, guarda, questa è una scultura che ti dovrei chiedere un numero abbastanza esorbitante di centinaia di euro. Non te la darei per niente, è chiaro. Ma sappi una cosa, questa per chi la caccia, per chi la trova, era in omaggio, era un dono. Aveva la virtù e la grazia del dono e mi fa questo gesto che adesso faccio, mi prese e disse, guarda, stava dentro questa rivista. La ripiegò, la mise dentro la rivista, mi disse, ecco la rivista, ripose la rivista e ha detto, se l'hai memorizzata, se adesso l'hai fatta tua, buona caccia, vedrai. Sono passati circa 7 anni perché io abbia potuto ritrovare, non avevo avuto la prontezza né la possibilità di fotografarlo. Per me è stata una grande lezione, è stata una lezione da una parte poetica, perché sicuramente lui non voleva in quel momento staccarsi da questa scultura da viaggio. Le sculture da viaggio hanno la grazia della carta e la potenza della scultura, sono pieghevoli e dunque ci danno la testimonianza di questo museo nomade, portatile, da valigia. Ricordiamoci che le prime sculture da viaggio, siamo nel 1958, di Bruno Munari, erano mandate come auguri di Natale, auguri di compleanno, come biglietti per sorprendere, per strappare un sorriso di meraviglia. Ed è uno dei segreti straordinari di questo oggetto. Questa dunque è un po' la procedura e la declinazione collezionistica di cui parleremo. Secondo oggetto, legato a questa capacità che l'artista ha di non essere prevedibile e di compiere un gesto come questo di Munari, pieno di significato, è questo catalogo. Allora, questo è un convenzionale catalogo, direi è un catalogo di scuderia, in cui il gallerista Yvon Lambert, Actualité d'un bilan, fa un omaggio a se stesso e al bilancio della sua galleria. Perché? Perché riunisce i suoi artisti, ha anche una funzione pubblicitaria questo catalogo, fa vedere qual è la sua scuderia, ognuno di loro, e qui ci sono dei nomi che diventeranno leggenda nel giro di pochissimo tempo, da Carla Andre a Hübler, a Onkavara, a Soluit, a Marcel Brotaerts, a Lawrence Wiener, a Cy Twombly, a Richard Tatler. Ebbene, ognuno di questi artisti gestirà 2 pagine di omaggio a Yvon Lambert. Ci sono tutti in ordine alfabetico. Sinceramente noioso, oggetto noioso e oggetto convenzionale, direi pubblicitario. Se non fosse qualche artista, direi soprattutto Marcel Brotaerts, che decide di fare qualcosa di originale. Ma la sorpresa delle sorprese è che all'interno Daniel Buren gestisce a una condizione le sue pagine, che quando
il catalogo è stato pubblicato, lui possa, arriviamo a Buren, possa strappare le sue pagine, lacerarle e convertirle in una scultura o in un oggetto vandalizzato, cioè che ha vandalizzato il catalogo. Cosa aveva pubblicato Daniel Buren? La lettera in cui gentilmente il gallerista diceva: ho intenzione di fare un omaggio ai miei artisti, il ricordo della sua ultima mostra fatta da Yvon Lambert. Attenzione a questo gesto, siamo nel 72, Buren è un sovversivo, rivoluzionario e radicale politicamente. Sta distruggendo l'oggetto, cioè sta distruggendo l'operazione, si ribella come un bambino, la strappa. E dunque fa sì che l'oggetto catalogo sia ingestibile. Perché ingestibile? Perché è chiaro che chi non ha questa informazione ha un'altra informazione che è quella, diciamo, profana. È un catalogo difettoso, dove è intervenuto per qualche incidente lo strappo di due pagine. È inaccettabile. Ah, l'acquisto e il ritrovamento di questo catalogo è tra le cose più divertenti. Perché? Perché in genere un libraio che lo possiede, se è scrupoloso e lo osserva, con raccapriccio, deve dire, e rammarico, sono strappate due pagine, e, rarissimo, questo rende rarissimo, lo butta. Se invece meno scrupoloso, si fa meno scrupoli e fisime commerciali, direi che lo prezza dicendo: non sono tenuto a osservare sempre il contenuto di quello che vendo, lo metterà a un prezzo basso, ma chi lo compra, e vedete che non riusciamo a sfuggire all'inganno meraviglioso di questo oggetto, se va a casa dirà: accidenti. O lo butterà, lo consulterà, ma con rammarico a un oggetto manomesso. Avete notato, più io vi racconto l'aneddoto intorno a questo catalogo e più vi accorgete come il gesto di Buren è straordinario, cioè ha una potenza, come tutti i gesti violenti, di rifrangersi all'infinito. Altro elemento, come l'ho trovato io questo in una libreria, ovviamente speravo, non vi rivelo come ho fatto per Bruno Munari, come ho ottenuto ogni volta l'informazione, cioè da chi mi è venuto, altrimenti passeremo la nottata. E quando io l'ho trovato questo da un libraio, ovviamente ho aperto subito alle pagine di Buren, e il libraio con ansia ha visto che lo stavo sfogliando, e a un certo punto la mia felicità lui l'ha interpretata come un sarcastico rimprovero di aver mal controllato, e mi ha detto: glielo regalo, appena ne trovo uno integro gliene farò dono. Gli dico: guardi, la ringrazio, sono veramente contento. In realtà la contentezza è che il catalogo era rovinato, o meglio, per lui non aveva la dignità del rispetto, e Buren gliel'ha tolta. Allora notate come stiamo entrando, vi ho detto, in una modalità particolare, e cioè che ogni volta questi oggetti hanno un'urgenza di pensiero, di intelletto, ma trasformano l'elemento convenzionale è qualcosa di miracoloso, come è questa scultura. Questo è un qui pro quo, è un perfetto qui pro quo, come un altro che ho portato, cioè quando un artista in un attimo, senza che voi lo possiate sospettare, trasforma un oggetto in qualcosa di miracoloso. Allora, vi faccio vedere questo terzo oggetto. Questo terzo oggetto è una plaquette. È una plaquette modestissima, è un saggio, come si usava allora, erano degli estratti che poi venivano rilegati, è un estratto di un saggio, di un intervento su Gerhard Richter del 1980, legato alla Galleria Pieroni in quel momento, di Bruno Corà, Intuizioni di una richiesta. Dunque il testo, non c'entra niente, cioè c'entra Richter, ma è un saggio su Richter. Ebbene, questa modestissima plaquette, in questo momento credo che ce n'è una disponibile all'asta, credo che la base d'asta sia intorno ai 12.000 euro, e uno potrebbe dire: perché? Cosa c'è? Cos'ha questo oggetto? Ah, questo oggetto ha quello che si chiama
evidente talmente alla vista che nessuno lo nota. E cioè la copertina è una spruzzatura di pittura grigia, pezzo unico, di Gerhard Richter. E cioè è un monocromo antracite che lui nel suo catalogo, cioè nel suo catalogo generale, lo potete trovare nel suo sito, battezza giustamente pitture grigie. Dunque, la copertina, apparentemente muta e invisibile, è un monocromo meraviglioso che rende ognuno di questi, per pittura spruzzo, un oggetto a sé, tanto che Richter le inserisce in una catalogazione di opere. Potremmo dire non visto perché troppo sotto gli occhi e dunque dove meno ce l'aspetteremo, tanto che in alcuni casi, in alcune aste, viene confezionato con una cornice e l'oggetto, anche qui viene fatto esplodere l'oggetto, perché all'improvviso a noi non ci interessa più niente né dello scritto né ovviamente della plaquette, ma il libro è diventato opera d'arte con un tocco, direi, di magia tipico di questi prodotti così poetici da parte dell'artista di Richter. Qui siamo nel 1980. Chiaramente la fragilità di questo oggetto è che risulta invisibile, cioè viene buttato, trascurato, inserito malamente in una libreria, in moltissimi casi, in quello che potrebbe essere un resoconto o una ripulitura della propria libreria, se non ci fossero motivi di studio, cioè di interesse bibliografico legato a Richter, questo verrebbe, come succede a questi oggetti, gettato. E questo è un'altra di queste modalità dove non c'è una dichiarazione. Chiaro che in controluce, soltanto con molta attenzione, ci si accorge che questo grigio antracite non è stampato, non è il suo colore. Lui farà un'operazione altrettanto, secondo me, ricca di suggestioni con la copertina di Ice, e cioè delle foto dedicate ai ghiacciai, ma lì è un'altra storia e lì il segreto diventa veramente di quelli assoluti, che è trasmesso con molta gelosia tra i collezionisti. Quarto oggetto che ho scelto, sempre in funzione della impossibilità, senza la rivelazione, di poterlo identificare, è questa cartolina del Campidoglio di Roma. È una cartolina a tutti gli effetti cartolina. Vi posso mostrare benissimo il retro. C'è scritto Roma, Piazza del Campidoglio, dunque è degli anni 70, è stata fatta negli anni 70. Questo è un oggetto di sabotaggio. È un oggetto di sabotaggio ideologico, direi di voluta da parte dell'artista intromissione e movimento di agitazione delle acque turistiche di Roma. Perché? Perché questa Piazza del Campidoglio, questa cartolina, tirata in tantissime copie, veniva mescolata clandestinamente, senza suscitare nessun clamore particolare, nelle varie cartolerie e negozi di souvenir, per cui facilmente uno poteva prendere questa cartolina, che era Piazza del Campidoglio, mandare i saluti ai suoi amici dopo che era stato a Roma. E non so chi, cioè certo non chi la mandava, ma probabilmente chi la riceveva, poteva, una volta ricevuta, avere una rivelazione. Che questa Piazza del Campidoglio, avendo una stella a 5 punti rossa, stella polare della rivoluzione comunista e della internazionale socialista e del pugno con le 5 dita del proletariato, testimoniare che finalmente a Roma si era realizzato un sogno politico e sovversivo di conquista della città di Roma e vittoria di alcune utopie, di alcuni sogni, di alcune vertigini politiche. È una tipica operazione poetica e politica. L'artista non si preoccupa e non può preoccuparsi di mettere il suo nome, stiamo parlando di Vettor Pisani,
perché chiaramente perderebbe altrimenti la sua forza disturbante, deturnante. Io devo dire che forse questo è uno degli oggetti più difficili in assoluto. Perché? Perché richiederebbe la pazienza di andare a controllare tutte le cartoline nei mercatini di cartoline su Roma e il Campidoglio, sperando di trovarne una con la stella rossa. Io vi ho portato una non viaggiata, come si suol dire, ne ho anche tre viaggiate, cioè tre spedite, e che ho trovato con la stessa sorpresa che probabilmente potevano avere alcuni di loro quando vediamo questa stella del Campidoglio. Poi ho anche raccolto la storia su questa azione d'arte di Vettor Pisani, che venne fatta insieme al fotografo Massimo Piersanti, che è stato un fotografo degli incontri internazionali proprio qui di Palazzo Taverna. La mattina all'alba lui e Vettor Pisani andarono, lui pose Vettor Pisani in questa stella, la stella polare della rivoluzione e dell'umanesimo radicale comunista, e la polizia municipale, siamo negli anni 70, si sospettì, non piaceva questo movimento così all'alba, in gran furia venne fatta la foto, tolto la stella e portata via. A questo punto è rimasta semplicemente questo sogno e questa cartolina che ha la possibilità di intorpidire le acque dei souvenir e dei negozi di souvenir della città di Roma. È un oggetto perfetto. Perché? Perché addirittura qui l'artista rinuncia anche alla propria nomea, e cioè ha un'urgenza, una spinta politica, ideologica nel costruire questo oggetto. Oltre al fatto che non mi dispiace pensare che in giro per il mondo, spedito in Francia, in Svizzera, in Sicilia, ci siano delle immagini della piazza del Campidoglio sotto l'egida dell'imperialismo sovietico o della ideologia comunista. E questo è, forse era il divertimento finale, il sogno di mescolare. Su questo costruire labirinti, elementi che ci fanno perdere in un certo senso e smarrire, e dunque di cui possiamo perdere facilmente traccia se non avessi la possibilità di aver trovato questo oggetto e di trasmetterne ora il segreto, probabilmente ne sarebbe smarrita totalmente la storia e l'identità. C'è uno dei doni che mi ha fatto mio fratello, cioè Gianni, mi ha fatto pervenire un catalogo. Lì per lì ho chiesto che cosa mi hai, cioè, vabbè, catalogo di una mostra che ho visto con tutte le sue bellezze, il suo interesse, che era Roma anni 70 al Palazzo delle Esposizioni. Questa è una mostra che è stata fatta nel 2013-2014, molti di noi l'hanno vista. Questo è un catalogo volutamente convenzionale, dove ci sono i saggi introduttivi, vengono testimoniate le opere in esposizione. L'unica cosa che al telefono mi ha detto mio fratello, fai la caccia all'interno del catalogo. Cioè, è un labirinto, come in un racconto di Borges, bibliografico. Ho perso diverse ore per capire cosa cavolo mi hai mandato. Cioè, cosa posso trovare qui? Ah, ovviamente avete visto, non sto parlando di interventi che hanno impreziosito un catalogo, una cosa, perché l'artista ha fatto la dedica. Stiamo parlando sempre di oggetti, in un certo senso, di edizione. Ebbene, ho cominciato ad analizzarlo. Vi dico in pochissime parole, come velocizzato, tutte le ricerche che ho fatto, che significa studiare questo oggetto, perdersi in questo oggetto. In questo oggetto nel quale non mi sarei mai perso in vita mia, perché mi sembrava di poterlo possedere tranquillamente, è un catalogo. Il numero di pagine di questi due volumi è perfettamente identico. 323, cioè 24, 323 e 24. Cioè non ci sono pagine differenze. Frontespizio identico. Cosa c'è che cambia? Ho cominciato a guardare l'elenco dei nomi
che mi sono accorto di un fatto, che qui termina con Cunellis e qui con Ketty La Rocca, cioè c'è uno slittamento dei nomi. Li ho controllati tutti e mi sono accorto a un certo punto che dopo Michelangelo Pistoletto qui si salta a Cloti Ricciardi e qui c'è una intrusione clandestina stampata. Emilio Preni, cioè uno dei giganti dell'arte concettuale, ma della sparizione e dell'apparizione dell'opera. Perché qui? Qui non c'è Emilio Preni, nell'indice dei nomi non c'è, nell'indice qui. Non solo, vado subito a vedermi l'indice biografico e delle opere esposte in mostra. Nella mostra non c'erano opere di Preni, perché credo, potrebbe confermarlo, credo la curatrice Daniela Lancioni non voleva il ripristino di alcune sue opere, eccetera, dunque si era rifiutato gentilmente. Ebbene, nell'indice dei nomi qui non c'è Preni e qui dopo Pistoletto ci sono due righe. Emilio Preni è un'indicazione, pagina 193. A pagina 193 c'è una pagina bianca, cioè un vuoto, un nulla che però pesa, anche se non trasforma la numerazione delle pagine, con una indicazione. In questa pagina, dunque questa pagina, Emilio Preni, Manifesto per arte povera, Monaco, München, 1971. Direi il falso totale come un momento del vero, o forse è il vero, cioè l'opera, nella sua sparizione, come un momento del falso. Sono andato qui a vedermi ovviamente la pagina per cercare di capire che cosa. Niente, qui non c'è nulla, se non un fatto che queste quattro immagini sono state poi slittate qui, cioè hanno dovuto scansarsi, fare spazio per poter inserire il nulla. Cioè questo nulla è ingombrante, anche se non cambia l'elemento dell'esprit de géométrie, ma de finesse del catalogo, e qui abbiamo le quattro immagini. Dunque, in giro per le librerie, per le biblioteche, per coloro che hanno acquistato il catalogo, ci sono alcune copie, non so quante, non so come, non è annunciato da nessuna parte, che hanno trasformato un catalogo in un ragionamento labirintico sulla non riproducibilità dell'opera d'arte, sulla menzogna, sulla verità come un momento del falso, oppure come l'unica verità nel falso di una mostra, in quanto la mostra è una riproposizione di vite passate, di opere passate. Non siamo più negli anni 70, tanto che nella sua indicazione non c'è assolutamente nulla. La pagina bianca è dunque nascosta. È nascosta e ognuno di noi, se dovesse rintracciare questo libro, ringrazio mio fratello, che però adesso mi metterà l'ansia di dover andare, prima di tutto, appena è possibile, andare a indagare se io possiedo questo o questo. Sia chiaro, a livello collezionistico bisogna possederli tutti e due, perché solo nel confronto, o meglio, solo nella luce del vuoto di Emilio Preni, noi possiamo ritrovare il senso dell'illuminazione dell'opera d'arte come memoria lontana che non può essere riproposta. E devo dire che io inserirei tra le operazioni più poetiche di Emilio Preni, del suo sparire, dei suoi processi di sparizione, proprio quello che lui ha compiuto qui segretamente, perché credo che fosse d'accordo, perché è stato ristampato il volume, era d'accordo con la curatrice, non ha voluto neanche darcene messaggio. Ha lasciato, come succede in alcune di queste operazioni, una traccia con un'altra virtù, di cui non abbiamo parlato fino adesso, ma è abbastanza evidente: lo spreco, cioè il disseminare, il perdere, il non preoccuparsi di conservarne, se non grazie alla virtù dei collezionisti, cioè del fanatismo di un collezionista che va a cercare e a ritrovare. E certo, io ho passato 2 ore maledicendo mio fratello, per doverlo benedire e ringraziare per questa
manifestazione, direi quasi come in un racconto di Borges, quello sull'Enciclopedia Britannica, dove un'inserzione ha fatto sì che nella Terra esistano due versioni e non sappiamo qual è quella vera e quella falsa di questo catalogo convenzionale, tradizionale, che ci lasciava tranquilli e invece ha creato una straordinaria irrequietezza. Riguardo a questo tipo di operazioni, cioè quando un artista non si preoccupa di firmare, cioè di dover necessariamente testimoniare con la vanità della propria firma, e certo, questo tipo di operazioni mi piacciono molto perché sono totalmente gratuite. Ebbene, ve ne faccio vedere alcuni esempi in maniera abbastanza veloce e molto significativi. Un giornale ha un inserimento di un artista su un giornale, qui non stiamo parlando delle cose classiche, e cioè che il giornale chiama degli artisti a fare la copertina, eccetera. No, qui abbiamo ben altra sottigliezza. In questo Gazzettino di Venezia c'è un inserimento anonimo, potentissimo, alla pagina 4, come in un'inserzione enigmatica, Joseph Kossuth ha inserito alcune sue dichiarazioni, o meglio, alcune sue straordinarie meditazioni sulla nomenclatura e il significato dei nomi, in questo caso lo spazio, il dimorare, la presenza, l'essere nomadi. Lo spazio delle cose, lo spazio del mondo, lo spazio del viaggio. Dalla 185esima alla 193esima delle osservazioni sulla esistenza mentale del pensare lo spazio. Questo è un intervento avvenuto in un numero di un quotidiano della Gazzetta, cioè del Gazzettino di Venezia, di 10 anni fa. La possibilità di rintracciarlo perché ha avuto la vita di un giorno solo è, direi, tra le cose più remote e difficili. E qui, chiaramente, la fortuna, il caso, la grazia possono farci recuperare quello che era destinato alla deiezione, cioè allo smarrimento, al dono, ma anche all'enigma. Immaginate quanti lettori del Gazzettino della pagina di Venezia possono aver fatto cadere il loro occhio lì e il loro gesto. In questa direzione c'è un oggetto recentissimo, in questo momento ancora disponibile, per cui è veramente, direi, uno dei segreti, una delle informazioni che ho avuto recentissimamente. Forse se avessimo fatto un mese fa questo incontro, questa esperienza, non avrei potuto mostrarlo, perché in questo momento è uscito. È il giornale delle Pulci di Palermo. È il giornale delle Pulci di Palermo. È il numero di marzo del 2021, dunque il suo costo è il costo del giornale. È uno dei pochissimi giornali delle Pulci che ancora si fa cartaceo, già questo lo rende degno di reverenza. Si intitola Giornale delle Pulci, veri affari da privato a privato. Ebbene, in realtà devo anche dire che io lo compravo quando potevo questo giornale, perché a livello dostoevskiano le inserzioni dei cuori solitari sono un vero corollario di strazio, è uno dei momenti più autentici dell'umanità, sarebbero già un'opera di per sé nella loro assoluta sincerità. Signore 65enne, cerca signora onesta e sincera, alta 1,70 m, mi chiedo perché. Per convivenza vedova e senza figli, possibilmente patentata. Noi entriamo già nella sua vita privata. Ce n'è un altro che scrive, 67enne, vedovo,
onesto, semplice e sincero cerca compagna uguali requisiti. E c'è un 80enne giovanile, reddito più che dignitoso, conoscerebbe donna 70enne. Scopo, convivenza o matrimonio, quasi tutti sono convivenza o matrimonio, non sono inserzioni erotiche, sono inserzioni di solitudine. Ebbene, in queste pagine, devo dire in queste inserzioni che io trovo sempre appunto come più interessante di un romanzo, e qui mi ricorda proprio Dostoevskij, un artista, Carla Rack, ha fatto un'inserzione matrimoniale, cioè una posta del cuore, cioè ha pagato per l'inserzione, lascia soltanto le sue iniziali, C.R, ma il suo appello, cioè la sua posta del cuore, è caratterizzata da un collage di tutte le poste del cuore che l'hanno colpita e che mette insieme e che moltiplicano all'infinito queste solitudini e questi strazi, per cui all'improvviso abbiamo, e funziona tutto, uomo oppure cerca una donna, una vera donna, autentica, italiana, anche straniera, ragazza, signora o comitiva, libera, nubile, sola, possibilmente giovane, più giovane, 18-28enne, 18-55enne, dai 20 ai 50 anni massimo, tutto si perde sempre con un'affermazione tra le più belle, poetiche, non perdi tempo. Cioè, stiamo parlando di cose serie. Ebbene, chiaramente questo è un oggetto, come il Gazzettino con il concettuale di Kossuth, è una esperienza fragile, fragile in tutti i sensi, perché è un omaggio a un giornalino delle pulci, non so cosa potranno le anime solitarie, i cuori solitari poter trovare in questa, in queste indicazioni, se non forse come in uno specchio poter per un attimo ammirare la profonda umanità di ognuno di questi annunci. E questo si rivela dall'operazione di pura elencazione fatta da Carla Rack. Ecco, questo è un caso dove in questo momento un'opera, qui si tratta di un oggetto d'arte, di un'operazione d'arte, €2,50, non credo che il giornale delle pulci, non so che tiratura abbia, se va a Ruba di Siciliano, di Palermo, ma devo dire ho trovato un elemento, come in genere in questi materiali, spero che sia anche per chi mi ascolta la stessa sensazione, sempre con delle ragioni profonde, cioè delle urgenze. Queste sono accompagnate poi a un'agenzia di incontri che si chiama Forever, e già questo basta, direi, a testimoniare un particolare che non c'entra niente, credo, né col calcolo di Carla Rack né dei redattori del giornale. La rivista, nel pubblicizzare l'agenzia, gli incontri, usa una scritta, un neon, che inevitabilmente mi viene il sospetto, mi sarebbe piaciuto venire il sospetto che loro non sanno che viene da un particolare di un neon di Josef Kossuth, il che avrebbe creato e creerebbe un cortocircuito straordinario. Riguardo a questo perdersi e perdere, questo è un oggetto destinato, direi, a smarrirsi come tutti gli altri, e dunque qui abbiamo quell'elemento che io amo del collezionismo, mettere in salvo, ma anche circondarsi di tutte queste storie. Credo che una delle operazioni più radicali la vada compiendo da anni un poeta di ricerca, Marco Giovenale. Marco Giovenale ha portato, secondo me, alle estreme conseguenze la deiezione, la perdita, la non curatela e cura della proprio operare, ma l'urgenza di farlo. Lui che operazioni fa? Nella quotidianità dei giorni, direi nella terribile costrizione dei doveri del giorno, degli impegni, delle ansie, degli appuntamenti, delle preoccupazioni, immaginiamoci in questo momento, Marco Giovenale, come in un momento
come in un raptus, può in pochi secondi, mentre sta accompagnando la bambina a scuola oppure in una visita medica o sta facendo la spesa e sente di più il peso della giornata, prendere qualcosa per terra, un foglio stracciato, un cartoncino, un pezzo di plastica e, secondo una ricerca di scrittura asemantica, riempirlo e testimoniare, gettare e trasfigurare l'oggetto che poi viene abbandonato dove è stato trovato. Com'è possibile trovare questo oggetto? È strano, è post quem che avviene il ritrovamento, e cioè Marco Giovenale, nella sua pagina di Facebook o sulla pagina di Slove, dice solo una cosa: oggi alle 15:30 ho abbandonato a Viale Libia, immaginatevi già che cosa significa, oppure se era a Bologna, in una via di Bologna, o a via Campo Boario, ho abbandonato una mia operazione, una che lui chiama Instalance. Io credo di essere forse tra i pochissimi, e questo fa parte della mia patologia di collezionista, che quando leggo e posso sono andato a caccia di questi oggetti. Credo che una delle cacce più esilaranti sia questa, perché questo è un altro oggetto che ho trovato, credo di essere uno dei pochissimi a possederli, perché questi sono destinati a perdersi per sempre. Quando lui dice Viale Libia, vi immaginate il collezionista che, come un bambino, come un pollicino, si fa tutta la strada e tutte le carte per terra, gli oggetti per terra, in cerca di questo tesoro per Viale Libia. La cosa più interessante è che questa l'ho trovata, o forse un altro oggetto, adesso non ricordo, durante il primo terribile lockdown, e avevo l'autocertificazione. Avevo messo un'autocertificazione in cui dicevo in cerca di un tesoro, cioè di un'opera d'arte, di un'operazione di Marco Giovenale, perché mi avrebbero visto, quando l'ho fatta, mi avrebbero visto setacciare l'immondizia come un barbone, come un vero flaner. Forse è uno dei momenti dove mi sono sentito veramente un bambino in cerca nella spazzatura. Di deiezioni di Marco Giovenale, mi sono guardato intorno che qualcuno non mi vedesse mentre stavo raspando tra gli oggetti del marciapiede a cercare in alcuni casi un piccolo oggetto. Lui dunque ce li ha tutti catalogati e sono tutti persi, tranne da quello che ho saputo, me lo ha detto perché poi ci conosciamo e siamo amici, mi ha detto: forse sei l'unico che ha avuto una dedizione tale, tanto che questo e altri due sono andati in prestito all'ultima mostra fatta da Dario Bellini, da Andrea Bellini a Ginevra, quella dedicata alle scritture asemantiche. E volevano tantissimo poter avere un oggetto di quelli perduti, abbandonati, derelitti e smarriti per sempre, naufragati di Marco Giovenale. Io ne possiedo 3-4 che con molta fatica sono riuscito a reperire. Ecco, qui siamo forse nella parte più estrema di queste operazioni, perché questo è un oggetto unico, è un pezzo unico, è un oggetto che nella deiezione della strada sembra un rifiuto se non riesce a identificarlo, e il possederlo per me è un'intera avventura, è un'intera storia. Chiuderei velocemente invece con alcune cose che esulano, tranne l'ultimo pezzo, per motivi diversi. Uno, ancora una volta, devo dire, è un oggetto che mi ha sempre colpito, ma che mi ha colpito per altre ragioni. Allora, questa non è facile da trovarla, ve lo dico subito. Questa, come vedete, ne ho due copie, per cui si comprende la mia mania. È il numero del gennaio del 92 della rivista Padania. C'è un'intervista, una delle prime importanti, intervista a Bossi, si sta facendo ormai strada, l'idea del separatismo, comunque del nord, della Padania.
Perché mi ha colpito questo oggetto? Questo è un oggetto che i collezionisti, il cui segreto si trasmettono molto volentieri perché è difficilissimo da trovare, ma perché si è notato una cosa: di questo oggetto è stato cancellato in rete qualsiasi testimonianza. Cioè è stata fatta un'operazione, in un certo senso, di distruzione. E vedremo perché. La copertina a parte è bellissima perché c'è una foto di Ghirri, e dunque come a testimoniare una levatura culturale di chi opera come artista, in questo caso come fotografo, nella pianura padania. Ma nell'aprire la rivista c'è una cosa straordinaria. Si dice che a pagina 113 c'è la litografia esclusiva creata da Giulio Paolini per i lettori di Padania. Cioè Giulio Paolini ha creato esclusivamente per i lettori di Padania una litografia, dunque un oggetto anche di una certa sua ben precisa nomenclatura d'arte, una litografia, dunque ha un suo valore. E alla pagina finale noi abbiamo, allegata, che si può ovviamente staccare e incorniciare, c'è appunto la possibilità di poterla staccare e incorniciare, un'opera litografica di Giulio Paolini per Padania numero 1, questo è il numero 1 di Padania. C'è forse una delle parti più interessanti della rivista, dico interessanti e per certi aspetti travolgenti, è la Padania vista da famosi artisti in questo numero Giulio Paolini, e cioè una sorta di tassonomia e genealogia padania e padanese dell'arte e degli artisti, ovviamente stiamo parlando di Ghirri da una parte e qui di Giulio Paolini. Che cosa rappresenta? Rappresenta il mondo, il movimento dei cieli e degli astri, con al centro, chiaramente, come centro dell'universo, la Padania. Allora, quello che questo è un oggetto ovviamente, forse non è corretto dire grottesco, neanche comico, è un segno, anche perché se notate la grafica di questa litografia, questa è una grafica che è stata scelta sicuramente dai redattori della rivista, perché è talmente oscena da un punto di vista estetico che non appartiene al freddo procedere, e straordinario procedere, di Giulio Paolini. Ma quello che mi piace qui non è tanto l'avventura, che certo c'è questo qui, ma il fatto che questo oggetto è destinato, per una vocazione che possiamo immaginare, a essere cancellato dalla faccia della terra e dalla faccia della Padania, perché non se ne trova notizia, non ci sono fonti bibliografiche, non c'è ovviamente nello studio e nella monografia, né nella possibilità di poter poi rintracciarlo in altri reperti e referti dell'artista. Ecco qui. Qui vi faccio vedere due o tre cose che reputo estremamente strane, un pochino fuori, ancora più fuori di quello che abbiamo visto fino adesso. Dopo questa litografia per esclusiva per i lettori della Padania, il secondo oggetto, secondo oggetto che mi ha mandato mio fratello, terzo e l'ultimo, cioè il penultimo, abbiamo quasi finito. Anche qui, ovviamente, mio fratello mi ha mandato tutte cose per le quali mi dovevo rompere il capo. E cioè, l'oggetto è trovato, è un catalogo di Alighiero Boetti. L'ho sfogliato in tutti i sensi. Ho chiesto cosa c'è in questo catalogo che lo toglie dalla inevitabile banalità di un catalogo. Ben impaginato, interessante, come faceva Boetti con i suoi interventi, l'opera a destra e il titolo a sinistra, mi va tutto bene, ma è un catalogo, né più che un catalogo. Certo, la copertina ha qualcosa di strano, perché? Perché c'è questa comunità di cinesi, Alighiero e Boetti, l'unica indicazione. Che sorpresa c'è qui? Cosa c'è di miracoloso qui? Ricordatevi che uno degli elementi è la sorpresa. Ebbene, solo quando l'ho riposto la sera, solo quando l'ho messo a posto, e cioè quando l'ho messo nel provvisorio libreria per poi venire e organizzare questa serata qui a Spazio Taverna, ho scoperto
che il ritratto di Boetti che mi sorrideva, ho visto con la coda dell'occhio il sorriso di Boetti che mi rideva dal catalogo, perché sul dorso del catalogo c'è il ritratto di Boetti che si affaccia, fa capolino. E cosa fa in realtà Boetti? Eccolo qui. Boetti, nel momento in cui noi ci congediamo dal catalogo, ci saluta. Non solo ci saluta con questo colpo di coda, ma nella posizionatura ormai abbandonata della libreria è presente, e cioè si è messo nel punto meno visibile per essere perennemente visibile. Capisco il suo gioco, non poteva che scegliere lui questa impaginazione. Ebbene, per i collezionisti di cartaceo questi sono quegli elementi che rendono miracolosi gli oggetti più comuni e all'improvviso li fanno trasfigurare. E in questo senso devo dire che uno degli oggetti che mi hanno sempre commosso, e sto terminando praticamente, c'è un segnalibro. Non appartiene a un artista. Sono i segnalibri che usava Scheiwiller per i suoi volumi, in cui veniva messo l'indice delle opere, in questo caso delle opere di Ezra Pound. Dunque fanno parte del materiale cosiddetto editoriale, extratestuale, che sono i segnalibri, sono le annotazioni, tutto quello che riguarda questo elemento pubblicitario. Ebbene, non ho molte notizie, perché l'unica notizia è questa che vi do stasera e che ho scoperto e di cui non ho più traccia. Questo segnalibro inserito, che è diverso dagli altri redazionali, vedete, è singolo, con questo sguardo accorato di Pound, e che ho trovato dentro a uno dei volumi di Ezra Pound, è un messaggio nella bottiglia, è un SOS. Pound, dopo che è stato incarcerato, preso dai partigiani, consegnato nel 1945 alle truppe militari americane, accusato, credo che lo sappiate tutti, di alto tradimento e di collaborazionismo, e condannato dopo il periodo pisano nel 1946, condannato e commutata la pena di morte e l'ergastolo in carcerazione in un ospedale psichiatrico militare, rimane 12 anni in questo ospedale a Washington, St. Elizabeth's, di ospedale psichiatrico militare, e da tutto il mondo intellettuali, artisti, poeti raccolgono firme perché lui possa uscire, perché non rimanga dopo 12 anni lì dentro un ospedale psichiatrico militare e possa ritornare a vivere. Credo che sappiate che poi nel 58 soltanto arriverà a Genova e poi andrà a Rapallo. Ebbene, di questi anni io direi che uno dei gesti più commoventi, clandestini, nascosti, è l'appello celato in questo segnalibro, dove al retro c'è scritto: Ezra Pound attende da 9 anni di poter far ritorno in Italia, dove solo finirà i suoi 100 cantos, altrimenti, egli afferma, non scriverà mai più versi. È uno dei segnalibri e dei segni più dolenti e dolorosi in cui mi sono imbattuto, legato a una fragilità, a un nascondimento, alla delicatezza di Giovanni Scheiwiller e di Silvano Scheiwiller, che celano questo segnalibro e che fulmina il lettore. Un appello di salvezza. Egli afferma che non scriverà mai più versi se non uscirà dalla prigionia e dal carcere mentale in cui è confinato. Ecco, terminerei l'esposizione e l'esperienza, spero, di questi 12 pezzi che formano questo museo per me intimo, ognuno con un racconto, con quello che li ha ispirati tutti,
Cioè, da dove, qual è, secondo me, il padre di tutto questo? Il padre di tutto questo si trova all'interno di questa rivista. Una delle inserzioni più comiche, intelligenti, false nella verità che possiamo immaginare, è un numero del 71 di Der Spiegel. E all'interno di questa rivista c'è una pubblicità di una famosa marca di camicie. La pubblicità della marca di camicie è la pubblicità Van Laak, dove un signore, vediamo un signore che sta indossando, fiero di sé, abbastanza soddisfatto, con un sigaro vistoso in bocca, e ha indossato questa camicia. La camicia è vera, la marca è tutto vero, e allo stesso tempo c'è qualcosa di più vero e di più falso, perché questo che ha indossato la camicia, questa figura, porta una didascalia. La didascalia ci dice che si tratta, ve la traduco, del direttore del Museo d'Arte Moderna, Dipartimento dell'Aquila, e cioè stiamo parlando di Marcel Brodars. Questo è Marcel Brodars, che ha creato un museo allegorico, un museo dell'inganno, una procedura dove non sappiamo dov'è il falso e dov'è il vero, che indossa una camicia che disprezza profondamente perché è un omaggio all'optical art, che è la cosa che meno ama, e che soprattutto si autoproclama e si è autoproclamato direttore di un museo d'arte moderna che consiste in cataloghi, inviti, casse, che ha creato lui a casa sua e dove... È un museo le cui prime mostre sono state fatte a casa sua. È una allegoria, è una finzione, ma è soprattutto una grandissima disciplina di affezione e attenzione alle procedure meravigliose del mondo dell'arte, del collezionare, dell'esporre, del conservare, del tenere intorno a noi gli oggetti nel momento in cui essi meritano di entrare vicino a noi, perché pur nella loro fragilità hanno espresso un'urgenza, un sogno, un segnale poetico. Direi che questa serata è stata ispirata tutta dal sogno di Marcel Brodars e dal doversi definire il direttore di un museo d'arte moderna che in un certo senso non esiste perché esiste. Vi ringrazio.